Pino Insegno, il buon Pino Insegno, il famoso attore e doppiatore italiano, romano per eccellenza, pensate che è stato presente di recente al comizio elettorale di Giorgia Meloni, che c'è stato poco tempo fa, poche ore fa, a Piazza del Popolo a Roma. Molti hanno addirittura attaccato il famoso attore e doppiatore romano per eccellenza, Doc, parlando addirittura, diciamo così, di un qualcosa di un atto non corretto, molti lo hanno etichettato così. In realtà lo stesso Pino Insegno non ha paura di esporsi, non si cura minimamente degli attacchi vili che il web gli ha riservato e alla DN Kronos va a respingere tutti gli attacchi, le critiche ma anche gli insulti che purtroppo alcuni utenti gli hanno riservato. Lo stesso Pino avrebbe detto infatti, mi criticano perché ho introdotto il comizio della Meloni, sti cazzi, lo fanno anche perché sono della Lazio. Io non sono un influencer, sono soltanto un attore, un doppiatore e un formatore molto bravo, che vive nel rispetto degli altri, quindi non ho problemi a dichiarare le mie preferenze a livello politico. Dobbiamo essere tutti uguali. Io sono commendatore della Repubblica Italiana per dei meriti sociali, proposto dal presidente Napolitano, non da Almirante. Ciò vuol dire che nella mia vita faccio e farò sempre delle cose per andare ad aiutare gli altri. Insomma, è un Pino Insegno che non si tira indietro, che non ha paura di manifestare apertamente le scelte politiche che domani, 25 settembre 2022, ognuno di voi andrà a fare, andrà a compiere per far sì che il paese Italia diventi migliore, si vada ad evolvere e cambi rotta. Vediamo cosa succederà. Intanto ringrazio voi tutti. Questo video non vuole ledere la privacy di Pino Insegno, che trovo essere un ottimo attore, nonché un eccellente doppiatore. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Un salutone caro a voi e bravo Pino Insegno, che sei sempre un grande. Ciao!